La sentite, se lo dite, sta bene, anche Raimone lo vede. Sì, era venuto a casa. Vista arrivi. Sì, diciamo che oggi, dopo questa vittoria, una vittoria sentita per 1-0, ma una vittoria che secondo me ha fatto vedere di che pasta è il Fano. Un primo tempo, diciamo, un Fano un po' sornione, che ha sofferto il pressing alto della Vista, una ottima Vista dal mio punto di vista, ha pronti via nel secondo tempo, ha subito accelerato e portato per tutti che se vuole vincere una partita. Ma sicuramente è stata una partita giocata un po' nervosamente nel primo tempo, dove abbiamo cercato di capire gli avversari un pochettino. Non volevo che facessimo questo, però i giocatori in campo a volte hanno anche la loro gestione. Alla fine del primo tempo abbiamo cercato di dirci chiaramente che se vuole la nostra squadra è una squadra che deve giocare in un certo modo, magari anche rischiare di perdere, però giocare in un certo modo, e si è visto subito. All'inizio del secondo tempo abbiamo trovato quel gol, però era l'atteggiamento che era propositivo, che aveva voglia di giocarsi la partita come era giusto farsi. Nel primo tempo magari si avevamo controllato un po' anche per merito degli avversari, che sicuramente sono stati molto bravi, sono stati in partita anche a livello psicologico, l'abbiamo preparata bene. Però insomma, diciamo che oggi abbiamo avuto una dimostrazione anche di forza, di carattere, di personalità, se ce n'era bisogno ancora una volta. Non sappiamo dove arriveremo, però insomma, in questo momento vincere il derby con quell'atteggiamento lì è stata una cosa positiva, perché non dobbiamo dimenticare che lo sentivano loro, ma probabilmente lo sentivano. Sì, però anche noi lo sentivamo, anche se i partiti da dei presupposti diversi, però anche quando sei in alto poi hai la responsabilità di fare dei risultati, hai la responsabilità nei confronti dei tuoi tifosi di rispondere in un derby molto sentito. Perciò insomma c'era un insieme di, a livello psicologico, di condizioni che potevano creare dei disagi, in parte è stato, poi ci siamo sbloccati, sicuramente penso che abbiamo dimostrato di meritare. Ecco, se ti ricordi bene, quest'estate, proprio dopo il 5-1 sulla via, sul pompiere, dopo una gara comunque è vinta in maniera malamata, io dissi questo qua prenderà un po' di gol, perché conoscendo come Marco Alessandrini ama giocare, ecco, c'è stato un po' un avvio, un po', diciamo, non da Alessandrini, non da... L'avvio era le previsioni, perché quando l'estate lavora in un certo modo, poi ci sta che hai dei piccoli cali fisiologici all'inizio, poi avevo detto anche all'inizio, quando c'era qualche problema, abbiamo cercato di spiegare che era una squadra che poteva venire fuori a livello fisico, a livello di gioco, a livello di tutto, e c'era un normale che nascesse per ogni squadra, per ogni allenatore ci vuole un tempo per cercare. Poi non è una squadra che ha delle immagini di miglioramento ancora, questo non vuol dire che poi vince. Sì, però sì. Beh, è normale che quando si trova degli equilibri vale la pena andare a snaturare, però abbiamo dei giovani, dobbiamo farli maturare, è una squadra che deve prendere consapevolezza, adesso non è che dobbiamo puntare a fare che sia quali campioni stanno fare questo momento, noi viviamo un po' la domenica, cerchiamo di giocarcela ogni domenica. Fino adesso va bene, oggi non era facile perché era un derby in campo diverso contro una Vissa che si giocava tantissimo oggi, perciò sono contento per noi, ma anche per i nostri tifosi che oggi sono stati veramente numerosi e calorosi, perciò bene così. Ecco, io mi con questa annotazione, i tifosi sono più di 700, noi arriviamo nel 97 se parliamo di campionato con i gol di Volk proprio sotto la curva. E oggi veramente hanno gioito, hanno goduto e hanno la consapevolezza di avere una squadra che può, non può veramente una squadra che può perdere, perché è nella normalità, ma non sappiamo questa continuità, sta venendo, non lo sappiamo nemmeno noi, però è l'atteggiamento, come ci si allena ogni giorno, come si arriva la domenica, la voglia, l'entusiasmo che si sta creando anche intorno a noi. In questo momento viviamolo, vediamocelo, poi i momenti
quelli belli cerchiamo di affrontarli con la stessa dignità, perché nel calcio ci può stare che ci siano dei momenti meno positivi, bisogna avere la dignità comunque di andare in campo, giocarsi sempre e uscire dal campo dopo aver dato tutto. Perciò questo, in questo momento magari capita agli avversari, più avanti può capitare a noi, e bisogna comunque essere sempre con dignità. Quando uno si impegna a fare quello che deve fare, Mister, cosa ha fatto la differenza fra il primo e il secondo tempo? Diciamo, un discorso di mentalità o anche di tattico? Noi abbiamo nel nostro DNA certe caratteristiche, dove stavamo cercando di sviluppare, e gli ho detto che valeva la pena anche cercare anche di perdere, però di giocarsi questa partita. Perciò insomma, così la squadra si è sbloccata un attimino e ha cercato di giocarsela come era giusto fare. Il DS Canestrari ha detto che lei è un allenatore di un'altra categoria, non si capisce come mai sia in questa, ci dà la risposta lei, come mai? Ma non lo so. Cioè, i meriti, diciamo che l'ultima volta che ho allenato i professionisti ero in Serie B, perciò significa che qualcosa avevo fatto. Poi sono anche scelte personali che uno non lo so, insomma, io sono fatto in modo particolare, non è che ho mai avuto dei legami o delle cose particolari, però insomma mi piace allenare, farlo in ambienti anche difficili, complicati, però insomma sentire anche la fiducia, questa è una cosa importante. Ha detto che come ha visto la rispetto? Io ho visto una squadra, ma l'avevo già vista anche nelle ultime partite, è una squadra che comunque ha tanta dignità, ha coraggio, oggi se l'è giocata. È normale che quando si è in difficoltà le cose non riescono mai, è capitato nella mia carriera di essere in situazioni simili, non bisogna mollare niente e avere sempre fiducia e impegnarsi sempre al massimo. Io penso che Davis oggi ha applicato queste componenti qui. Diciamo che a volte può andare bene, a volte no, però alla lunga, se si mantiene questi atteggiamenti, penso che si possano risolvere tanti problemi.